Luca Formilli Fendi, dopo questa gara con un po' di giallo, un po' di contestazione, che è successo? Beh, insomma, non è proprio una contestazione, è un'applicazione della regola. Se io colpisco una boa e mi vengono applicati 25 secondi, come giusto che sia, chi salta invece una boa singola durante il percorso deve essere squalificato e non può essere interpretata invece come è stata interpretata la mia di regola. Quindi mi aspetto che da parte della giuria ci sia adesso un rapporto definitivo sub iudice che la classifica dà in questo momento, ma che poi eventualmente dopo sarà cambiata, perché questo significa per il nostro team andare in testa al mondiale. Diciamo che prima victory, secondo questa quest'ordine d'arrivo, prima victory, secondo Fendi, terzo Szabo, poi Szabo è diventato secondo? Sì, perché c'è questa storia delle eliche che loro usano Castor e che quindi non sono forgiate, che gli dà un 1% durante tutto l'arco della gara sul tempo finale che viene applicato in maggiorazione. Sarei comunque stato secondo perché avevo più di 25 secondi di vantaggio sul secondo, ma avendo preso la boa mi viene praticamente inficiato perché mi viene applicato il 25 secondi in più, quindi mi azzero con i secondi del norvegese. Comunque, come vedi questa gara su questa mare di casa che ti ha visto sicuramente molto molto performante? Sinceramente mi aspettavo che su queste acque in questo periodo ci fosse un pochino più di onda, era quello che speravamo un po' tutti. Ha fatto 3 settimane di tempo incredibile con mare di 2-3 metri di onda. Ha aspettato il nostro weekend, che fosse weekend per Allah, che gli ha portato proprio il mare piatto, che è quello che a loro piace. Dicevi prima che mani doloranti perché il timone, il volante l'hai tenuto molto stretto. Beh, in queste gare qua il volante c'è una compressione sulle mani, sullo sterzo, che è notevole. Alla fine lo senti, non te ne accorgi durante la gara, ma lo senti dopo, alla fine. Domani sarà un altro giorno, un'altra gara. Domani è domenica, è un altro giorno e dovrebbe essere un'altra gara, visto che le condizioni del meteo sono leggermente diverse. Dovrebbe tirare 8-10 nodi di vento e alzare circa mezzo metro di onda, il che darebbe un'entità diversa a questa gara. Grazie Luca. Prego.